Ehi, benvenuti in questo nuovo vlog sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui perché è l'ultimo giorno di libertà prima che ricominci la scuola. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi tu, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale, attiva la campanellina e goditi i video. Sto girando questo video che è precisamente lunedì 9 settembre e sono le 19:52, quindi abbiamo le ultime ore prima che poi ricominci la scuola, perché io inizierò il 10 quest'anno. E niente, è il mio ultimo primo giorno di scuola e quindi come tale sono sia emozionata ma sia anche un po' spaventata per il fatto dell'esame, della maturità e tutto il resto. E niente, dopo vi farò vedere il mio outfit, anzi più che altro lo farò vedere domani mattina e sì, volevo fare questa intro perché sicuramente domani mattina non avrò il tempo di farlo, ma comunque vi porterò con me durante quello che sarà il mio ultimo primo giorno di scuola. Quindi a domani a questo punto. Ok, calmi tutti. Non ho fatto riprese perché praticamente stamattina sono andata a scuola dopo l'ultima ripresa che avete visto e c'era un casino talmente tanto che sembrava un gregge di pecore che dovevano andare a pascolare, quindi ovviamente non mi pareva il caso di prendere il telefono e mettermi lì a registrare. In classe sono arrivate che erano già tutti presenti perché ovviamente ho fatto tardi anche il primo giorno di scuola. E quindi non ho ripreso nulla. Ho solamente messo una foto su Instagram, che è questa qui, che vi lascio qua, che è l'ultimo primo giorno di scuola, perché ovviamente facendo il quinto, questo sarà il mio ultimo primo giorno di scuola. A meno che non mi boccino, ma probabilmente non succederà perché, come sapete, sono una secchiona. Poi sono uscita da scuola che erano le 10:50, quindi le 11 meno 10, perché la mia scuola fa così, ovvero i primi giorni ti fa uscire presto per poi tenerti a scuola incollato con i phon, magari anche fino alle 6 di pomeriggio. Tra l'altro mi devo anche iscrivere a scuola guida in questi giorni, quindi ovviamente poi ci saranno altri vlog riguardanti la scuola guida, ma quelli sono altri discorsi. Bene, che cosa ho fatto di bello questo primo giorno di scuola? Assolutamente niente! A parte il fatto che ovviamente ho salutato tutti i miei ex compagni di scuola che non sono poi così tanto ex, dato che sono in classe mia anche quest'anno. E niente, abbiamo parlato di quello che abbiamo fatto durante le vacanze, eccetera. E con mia grande sorpresa, che non è né positiva né negativa, ma una via di mezzo, abbiamo cambiato due professori, sia economia e sia geografia. Geografia è tornata la professoressa che avevamo avuto in primo e in secondo, con la quale c'erano delle divergenze, ma altri discorsi. Mentre di economia è arrivato un nuovo professore che invece non avevamo mai visto, almeno non appunto come professore nostro, ma l'avevamo visto perché comunque sta a scuola e quindi fa lezione in altre classi. E niente, detto questo, abbiamo cambiato questi due professori, ma si spera che non siano cambiati anche tutti gli altri, perché se cambiate italiano e matematica io mi sparo, mi do fuoco e me ne vado. Poi, grandi notizie ovviamente, adesso c'è un calendario un po' scombinato per quanto riguarda le entrate eccetera a scuola. Non sappiamo neanche le materie che ci saranno giovedì che dobbiamo ritornare, perché oggi è martedì, domani non andiamo, poi dobbiamo andare giovedì, un casino. Però più che altro la cosa che mi preoccupa particolarmente è il fatto che dal 16 di settembre, cioè la settimana prossima, dobbiamo iniziare un PON. Cioè io adesso sono tornata a scuola, un attimo il tempo di respirare, capire che anno è, che cosa devo fare e poi il PON no. Vabbè, comunque vedremo cosa sarà questo PON, se ci porterà qualcosa di bello, se sarà carino oppure se sarà una schifezza. E boh. Comunque, a parte scuola, eccetera, eccetera, tra l'altro voglio sapere anche a voi come sta andando questo primo giorno di scuola perché è già tornato, o se dovete ancora tornare, poi me lo fate sapere appunto poi quando tornate. Volevo dirvi che mi è arrivata la carta che avevo fatto, ovvero Hype, che, di cui vi avevo parlato già in un vlog precedente. Ovviamente se ancora non l'avete vi invito a cliccare il link qua sotto nella descrizione che è un referral, quindi sì, è un referral e se vi iscrivete tramite il mio codice di invito potrete ricevere 10 euro gratis sia voi e sia io alla prima ricarica che farete, quindi appunto non lo so, fate una ricarica anche di 1 euro e vi accrediteranno subito questi 10 euro di bonus, che se non mi sbaglio però è ancora valido fino alla fine del mese, quindi ragazzi se la dovete fare affrettatevi. La carta fisica vi arriverà gratis a casa dopo circa 2 settimane, mentre potete già iniziare ad utilizzare il conto tramite l'applicazione appunto sullo smartphone. Tra l'altro la carta arriva in questa colorazione viola che a me piace tantissimo e ci sta benissimo nel mio portafoglio, quindi ho deciso appunto di tenerla lì perché per il momento ancora non mi serve. Ho ordinato anche un paio di cose da Wish, una cosa da AliExpress
e da Amazon ancora nulla, quindi poi quando arriveranno ovviamente faremo i vari unboxing del caso. Tra l'altro credo sia anche arrivato il momento di cambiare cover, perché questa c'ha tipo 6 mesi e quindi magari prima che piglia la muffa ci conviene cambiarla. E niente, per il resto ragazzi, questo vlog direi che può terminare qua, perché sto già parlando abbastanza, non vi vorrei tenere incollati allo schermo per ancora oltre, però vi dico già da adesso che arriveranno ovviamente tantissimi altri vlog, anche per diverse cose. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se cosa stanno piacendo un pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo nei prossimi giorni con prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!